pieno di sole che riscaldi il nostro cuore, le nostre anime. Al 2020 chiediamo dei doni soprattutto dei doni della salute, che è la prima cosa che forse ce ne accorgiamo solo poi quando non stiamo bene, è un dono fondamentale. Il dono del lavoro per i nostri giovani, che sono la forza del futuro, sono il nostro futuro e la nostra speranza. Il dono dell'amicizia, che è qualcosa che ormai sfugge in questa società frenetica, il dono dell'affetto. E speriamo di poter donare anche noi qualcosa, donare noi stessi a chi ha bisogno, a chi sta male, a chi è solo, perché nonostante il progresso c'è sempre più solitudine, c'è sempre più persone che hanno bisogno e stanno soli. Quindi noi speriamo che questo sia un 2020 diverso. Per la nostra comunità sarà un 2020 particolare. Lo dico questo per i miei cittadini, qui inizieranno una serie di opere fondamentali, la nuova scuola media, che è una scuola dei nostri ragazzi, l'approdo turistico, le case di Via Diaz, nuovo rione Cappuccini e speriamo che con l'aiuto anche della Regione Campania riusciamo a far partire questo benedetto ospedale unico per avere una sanità sicura per i nostri cittadini. Quindi io spero che sia un 2020 particolare. A tutti quanti voi. Ormai sono sindaco da lungo tempo, in questo 2020 arriverò al mio 18° anno di sindaco, quindi è una cosa proprio. Sono un sindaco di lungo corso. Io ormai ai miei cittadini, sono Daniela alla mia casa, i cittadini sono come una specie dei miei figli, quindi io vi auguro tutto il bene del mondo e vi auguro che io possa fare cose per farvi stare meglio. Un abbraccio forte a tutti e buon Capodanno e buon inizio anno. Grazie Sindaco. Allora, solo una breve introduzione.